Ecco, oggi qui a Forlì sono arrivati anche il capo nazionale dei Vigili del Fuoco e il sottosegretario all'interno Prisco. L'occasione era l'inaugurazione di una nuova autoscala, ma noi naturalmente abbiamo fatto con loro il punto sugli interventi dei Vigili del Fuoco nell'alluvione che hanno già superato i 18.000. Vi facciamo sentire le loro voci, Paulini, allo studio. Noi siamo entrati in campo fin dal primo giorno, sia nella prima alluvione, soprattutto nella seconda che è stata molto più impegnativa, quindi abbiamo avuto l'intervento del personale dell'Emilia-Romagna, per il quale abbiamo raddoppiato i turni, e poi l'evento era di una portata tale mai vista in questi territori, per cui abbiamo avuto il supporto di tutto il Corpo Nazionale, quindi da tutte le regioni d'Italia abbiamo raggiunto quasi le 2.000 persone presenti. Nella prima fase ci siamo preoccupati ovviamente di salvare le persone, poi siamo passati in una seconda fase con i prosciugamenti, la messa in sicurezza. E tutt'oggi siamo ancora presenti in zona collinare e montana per riaprire la viabilità interrotta dalle migliaia di frane che sono ancora incombono sul territorio. Cosa le resta di questa esperienza dell'alluvione? Beh, la soddisfazione di aver fatto, crediamo, tutto il possibile per salvare le persone e mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo messo in campo una fase emergenziale, un'imponente macchina che ha risposto, per quanto uno scenario drammatico, alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Continua ovviamente l'impegno del Corpo Nazionale, ma di tutto il governo a sostegno di questo territorio. Insomma, mi auguro che si possa tornare alla normalità quanto prima, dopodiché insomma, la forza dei romagnoli farà la sua parte.